Buon pomeriggio e bentornati nel canale di Olio E, ti voglio amaro e piccante. Oggi siamo nella mia regione di adozione, l'Emilia Romagna. Siamo in provincia di Bologna, alle porte di Bologna, a Castel San Pietro. Ci ospita oggi Palazzo di Varignana, una tenuta in aperta campagna, meravigliosamente ricca di vegetazione e di nuovi impianti per produrre oli extravergini di oliva del comprensorio bolognese. Andiamo a conoscere questa campagna olearia che è sempre dal 2018, come abbiamo detto frequentemente in questi ultimi tempi, la campagna olearia è stato un privilegio di pochi produttori, pochi fortunati produttori. Andiamo quindi all'assaggio di questo prodotto e vediamo cosa ci regala questa ghiacciola in purezza. La ghiacciola è una cultivar del territorio di questa zona dell'Emilia ed è stata impiantata appunto in questa proprietà Palazzo di Varignana. Una monocultivar, quindi, se ricordate, parliamo di una sola tipologia di olive. Scusate, l'olio si chiama Glaterna, come scritto in etichetta. Andiamo a vedere, a cercare di percepire cosa ci regalano, quali profumi riusciamo a sentire in questo olio, in questo extravergine. Fruttato leggermente maturo, sta virando al maturo. Frutta secca, fieno, una leggera nota di fieno, una salvia leggermente appassita. Andiamo all'assaggio. La nota amara è mediamente intensa. La sensazione di piccantezza è leggermente inferiore. La posizionerei nel medio-leggero. Leggermente squilibrato, ma un olio, anche questo, ad oggi, dopo un anno e mezzo dalla sua campagna olearia, assolutamente privo di difetti. Ha un fruttato leggermente che vira al maturo, ma un ottimo prodotto per essere utilizzato anche a crudo su molte pietanze. Grazie a Palazzo di Varignana per questa ghiacciola in purezza, questa monocultivar. Vi aspetto per altri assaggi, altre cultivar del nostro territorio nazionale. E come sempre, ti voglio amaro e piccante. A presto!